Asciani, è venuto a portare un omaggio alla signora Eufemia che oggi compie 103 anni. Lei prima diceva che la conosce da tanto tempo, ecco, quale ricordo ha di lei? Ma i ricordi sono quelli sicuramente dell'infanzia, quando ecco, la signora Eufemia viveva vicino a casa nostra e quindi c'era una conoscenza diretta. Poi è chiaro che come tutta la storia può darci ogni significato, siamo cresciuti letteralmente insieme, chiaramente lei con qualche anno in più e quindi ha visto crescere i miei figli fino a condividere con me anche i piaceri della vita, quindi delle festività eccetera. Oggi festeggiare il suo 103° compleanno è sicuramente un estremo piacere, una soddisfazione anche perché c'è la possibilità di incontrare i figli con i quali non ci vediamo da tanti anni. 102, si è detto che lei ci tiene, quindi la pelle è importante da curare per una donna, quindi si mette ancora un po' di crema la mattina per mantenere la pelle morbida, vero? È una persona che curata, una persona curata. Vera Sicilia. Alza di su, che ci vediamo lì. Grazie, grazie. Vivere tutti questi anni, qual è il segreto? Vivere tutti questi anni. E credo niente. Madre Dedo ha fatto campare. Essendo io a Milano, mio fratello è a Taranto, lei è sempre stata qua da sola, logicamente è sempre il pensiero dei figli, non la madre. Mio padre è morto nell'82. Prima mi diceva che la signora vi chiama con il telefonino. Sì, cos'è il telefonino? Solo che adesso ci sente pochissimo e allora dice sempre chi sei.